Si è svolta a Francavilla al Mare la sesta edizione della Michettiana Medio Fondo d'Abruzzo. Domenica 22 maggio circa 140 appassionati hanno partecipato alla gara ciclistica organizzata dal team Centro Fai da Te. Divisa in due momenti, i corridori sono partiti dallo Stadio del Mare da Francavilla sul lungomare Francesco Paolo Tosti per poi scalare la Maiella, la montagna madre d'Abruzzo. Da lì discesa attraverso Letto Manoppello e risalita sino a Pretoro per poi tornare nuovamente a Francavilla passando per Miglianico e Tollo. L'opinione degli appassionati con una grande partecipazione di atleti di fuori regione. Eh sì, impegnativo, all'inizio c'è la salita, poi la discesa tecnica, quindi bisogna stare con gli occhi aperti fino alla fine. Da dove vieni? Locorotondo, Bari. Pronti, carichi per affrontare questa gara. Percorso impegnativo, ma ci siamo preparati bene. No, dai, la mia portata, già l'ho fatto l'anno scorso, mi piace la salita, poi è un evento particolare perché fa mare in montagna, solo pochi ce ne sono così. Allora, Putignano da vicino Bari. In realtà mi piace fare le gare, quindi quando si può, i percorsi nuovi, la voglia di provare, mettersi in gioco. È una gara interessante, si fa a Passo Lanciano, appena fatta dai corridori, quindi sarà bello anche testarsi in questo senso, però sempre con goliardia e divertimento. No, c'è il mare, ci sono le montagne, che si può volere di più? Una bella gara, una bella atmosfera, speriamo vada tutto bene. Perché è una gara qua vicino casa, è bella gara, anche se per me è la prima gara questa che faccio. Per divertimento, così, giro domenicale, sono le mie montagne, quindi conosciamo la strada, ci vogliamo divertire così. Speriamo di far del meglio, perché oggi la vedo dura, oggi veramente la vediamo dura. La gara già fatta l'anno scorso, ottima organizzazione, strade perfette, una bella giornata di sport. Prontissimi, siamo attenti, divertiamoci, l'importante è quello. Oggi sarà durissima, però dai, ce la metteremo tutta e ci divertiremo. Bello, bello, duro e panoramico, con un gran caldo, quindi oggi è una bella giornata. Perché è la prima volta, ho visto il percorso, mi piaceva, quindi sono venuto dalla Toscana, speriamo di far bene. Da Firenze. E come mai questa scelta di arrivare fino qui in Abruzzo? Perché non ci sono mai venuto, mi piacevano posti e c'è sempre la prima volta. Sì, si vede già da qua, se ci giriamo vediamo già ancora le montagne nevate, quindi stupendo. Lei è etichettata come possibile vincitore. Mi fa piacere, sono del posto, diciamo, squadra organizzatrice. Ha il tifo al suo seguito. Sì, dai, più che il tifo, l'organizzazione. Sì, all'arrivo ci saranno anche tante persone che conosco. Vediamo un po'. Obiettivo vincere. L'obiettivo è sempre dare il meglio di me e basta. Importante anche la partecipazione femminile con l'associazione Pedale Rosa. Ce ne parla Valeria Zappacosta. Queste cose non si dicono innanzitutto, però sì, diciamo, sono qui con lo stesso spirito che anima Pedale Rosa, che è quello di divertirci, di pedalare insieme, di pedalare con le altre donne, quindi la Michettiana sposa appieno questi nostri valori e speriamo di divertirci tutti, uomini e donne. Pedale Rosa è una community di donne che ama andare in bicicletta, come ho già detto prima, indipendentemente dalla squadra ciclistica, dal gruppo amatoriale. Una passione che unisce tutte le donne. La nostra mission è connettere cicliste, dico sempre io. Quindi mettere proprio in contatto tutte le donne che vogliono andare in bicicletta, trovare nuove amicizie e condividere questa passione. Pedale Rosa è, in pochissime parole, è questo. Quindi penso che partecipare a una manifestazione così e contribuire alla Michettiana offra un importante spunto per la nostra associazione. Emozionante l'arrivo in volata con il trionfo di Stefano Borgese del team Centro Fai da Te con il crono di 3 ore 28 minuti e 59 secondi. Le sue parole a caldo. Una gara sì, amatoriale, ma già se si vede l'ordine d'arrivo sono corridori di spessore e tanto è stato l'andamento della gara perché dislivello c'è, Passo Lanciano c'è, in più tutte alcune colline di Chieti, quindi si presta molto a corridori di livello, quindi niente, a me è andata bene perché si era messa male nel finale, ho accusato un po', poi insieme a
Davide Lombardi, che ringrazio che è sceso dalla Toscana e siamo riusciti a rientrare proprio 5-6 km all'arrivo. Poi è stata una bagarre continua, io ho cercato di recuperare il più possibile, quel poco di energia l'ho buttato gli ultimi 200 metri e mi è andata benissimo. Io faccio parte della squadra organizzatrice, quindi sempre un po' super partes, sarebbe più piacere sentire gli altri giudizi. Secondo me Centro-Sud Italia è la meglio organizzata, sono sicuro che sono stati circa 200 i partenti, quindi non tantissimi, proprio perché la gara è dura, ma sono sicuro che a tutte e 200 persone lì rimane qualcosa a fine gara, proprio perché partiamo dal mare, dopo poco si è rimpianti sciistici a Passo Lanciano, poi stai sotto la Maiella, poi torni qui sul mare, quindi chiusura del traffico, poi Claudio Coccia e il Centro Fai da Te ci si impegnano molto, quindi si vede, cioè almeno io l'ho visto. Medaglia d'argento per Giovanni Mattioli, dietro per un solo secondo a Borgese con il tempo di 3 ore e 29 minuti netti. Ce ne parla il presidente del team DM Sport. È il secondo anno consecutivo che facciamo un secondo posto, che comunque è onorevole, perché chi vince evidentemente ne ha avuto di più ed è stato più bravo. L'anno scorso con Colone, quest'anno con Gianni Mattioli. E il percorso è un percorso esigente, c'è poco da fare, quando c'è Passo Lanciano di mezzo è sempre una corsa durissima. Sono fortune che hanno in pochi, quindi partire dal mare, arrivare a 1300 metri e poi ritornare al mare attraversando delle colline, dei posti molto belli che abbiamo potuto vedere anche al Giro d'Italia, quindi l'Abruzzo non ha niente da inviare a nessuno e sarebbe il caso di valorizzarlo come sta facendo Claudio, che gli vanno i miei complimenti per l'ottima riuscita della manifestazione. Ci si punta sempre a loro, ci puntiamo sempre, però bisogna fare sempre i conti con l'avversario. Di nuovo complimenti a Stefano, complimenti a Claudio e a tutta l'organizzazione del Centro Fai, del team Centro Fai da Te, e speriamo di rivederci il prossimo anno. Sì, questo è purtroppo un limite di noi abruzzesi, però dobbiamo dire che parziale per quanto riguarda le donne, sarebbe bello la partecipazione numerosa da parte di tutte le persone del posto, no? Però magari un po' vengono scoraggiate dal percorso un po' troppo impegnativo. Categorie donne, però sono scelte personali. Noi come ogni anno veniamo a onorare questa manifestazione perché la riteniamo una bellissima manifestazione e quindi veniamo volentieri. Gradino più basso del podio per Alessandro Frangioni, vincitore però del Gran Premio della Montagna. Anche per lui successo sfiorato per soli 2 secondi, col tempo di 3 ore 29 minuti e un secondo. Sì, dai, è stata veramente una bellissima gara. L'anno scorso l'ho fatta e anche l'anno scorso sono arrivato davanti in 6 volate e ho fatto sesto. Quest'anno ho anticipato a 3 km, pensavo di aver vinto, ma hanno ripreso a 100 metri e ho fatto terzo, quindi è andata benissimo così. E poi sei già cambiato, insomma, un vero e proprio atleta. Sì, diciamo che adesso un altro impegno, abbiamo organizzato una gara a Sant'Egidio con la Gulp, una squadra juniores, e quindi mi devo cambiare e partire subito. Considerando che ieri ho lavorato, ho fatto anche la notte. Sicuramente ringrazio gli organizzatori per questa bellissima manifestazione, perché prima cosa tengo a sottolineare la sicurezza. Una gara organizzata veramente alla grande e veramente tanti complimenti. Per la categoria femminile, altro arrivo in volata con il trionfo di Valeria Zappacosta del team DM Sport con il crono di 4 ore 7 minuti e 12 secondi. Sì, domenica più che positiva, soprattutto perché è stata una domenica di sport. La gara è stata dura e le avversarie sono state altrettanto brave, siamo arrivate in volata, quindi è stata una vittoria molto sudata. Sì, questi sono scenari che offre solo l'Abruzzo, in un'unica giornata poter attraversare una delle montagne più belle della Maiella e ritorno sul lungomare di Francavilla, che è un posto bellissimo che esortiamo a visitare. Speriamo, io sicuramente incentiverò proprio per quello che è l'animo di Pedale Rosa e i miei valori, e
insomma, proporrò questa competizione perché veramente merita sia come organizzazione che come paesaggi. Terzo posto per Gaia Ridolfi, al secondo Valentina Marrone dietro a Zappacosta per soli 2 secondi, con il tempo totale di 4 ore 7 minuti e 14 secondi. Le sue parole. Ci proviamo, anche se le salite non sono proprio il mio forte, però fortunatamente in discesa recupero bene. No, soprattutto per me, però devo ringraziare la mia squadra che è stata bravissima a riportarmi sotto la prima. È il punto più difficile, tutta la salita. L'ho dovuta fare tutto del mio passo, non ho mai esagerato in modo da non sforzarmi troppo e avere abbastanza forze per rientrare nella discesa. E la discesa bella, strade chiuse, tutto perfetto e niente, ho fatto quello che potevo. La Michettiana dunque è una poliedrica macchina complessa, con al timone Claudio Coccia, appassionato di sport e promotore delle bellezze della nostra regione, come ci racconta ai nostri microfoni, dandoci anche qualche anticipazione su iniziative future. La soddisfazione, anche perché il vincitore è il nostro ragazzo di punta e quindi una doppia gioia oggi. Sì. Ho sudato più io forse che gli atleti in realtà, perché la tensione è sempre tanta e poi dai, quando arriva questo momento si inizia a godere e apprezzare tutto il lavoro fatto. Dietro la Michettiana c'è un vero e proprio esercito di persone che lavorano per cercare di coprire tutti i servizi, che sono tanti, no, per questa manifestazione. Oggi dobbiamo dire che gli unici assenti sono gli appassionati abruzzesi, e questa è una nota dolente del movimento sportivo nostro, perché pian piano ogni anno andiamo a perdere, come dire, partecipanti, andiamo a perdere, le organizzazioni vengono sempre meno. E c'è una responsabilità in capo a tutto questo. Sicuramente i dirigenti degli enti sportivi sono, come dire, cercano di lavorare in controproprio e non in collaborazione, e quindi non hanno una programmazione solida, definita, e quindi creano un allontanamento di quelli che sono, come dire, lo sport dalla partecipazione dall'attività sportiva vera e propria. Sì, infatti è un paradosso in realtà, che magari partecipano molto più atleti da fuori regione che locali. In realtà in Abruzzo ci sono migliaia di appassionati di ciclismo, ma non si sa come mai, o meglio, come le ho già detto prima, purtroppo le liti interne e dentro questi enti causano un allontanamento di quello che sia la partecipazione. Dai, sicuramente appena si spengono i riflettori, inizieremo a rivedere anche un po' di quelli che le cose, fare un bilancio di quello che è stato e per cercare sempre di migliorare. L'amministrazione comunale, ecco, che ci aiuta, comunque ci mette a disposizione le strutture per utilizzare, necessarie per utilizzare questa manifestazione. E poi tutti lo staff CFT che ci tengo a ringraziare, perché fanno un lavoro scuro sempre. E tutti le centinaia di volontari che hanno dato oggi un contributo importante a questo evento. E perché no, la presenza sempre più delle quote rosa. Ecco, questo dobbiamo crescere. Intanto siamo partiti e quindi vogliamo sempre crescere anche con questa col pedale rosa e con tutte le donne, perché vogliamo creare anche un progetto dove magari lo rendiamo più partecipi, diciamo, magari con un percorso un po' più agevole. Infatti quello è un altro appuntamento fisso per la prima domenica di novembre per tutti i podisti, sempre qui a Francavilla al Mare. Stesso percorso, location diversa, ma insomma. Patrocinio poi fondamentale del comune di Francavilla, fulcro, come si evince anche dal nome della Michettiana, come ci racconta l'assessore alla cultura e al turismo Cristina Rapino. Questa bellissima giornata di sole che ci apre un po' la stagione con la 6ª edizione della Michettiana. Come dicevi bene, chiaramente sport abbraccia un po' tutto, quindi grazie intanto all'assessore Marinelli, che è purtroppo impossibilitato a partecipare, ma porto io per lui i saluti di tutta l'amministrazione. Esattamente, mi hai tolto un po' le parole di bocca, perché chiaramente il percorso è lungo e abbraccia un po' tutto quello che sono le nostre bellezze anche dei comuni limitrofi. Infatti Francavilla non è solo mare, ma è anche collina, campagna, verde, e quindi tante bellezze che hanno arricchito questa 6ª edizione. È assolutamente un quid plus, ma diciamo che ormai a Francavilla abbiamo sdoganato anche la necessità delle quote rosa, perché tra poco istituiremo quelle blu, ecco.
ci tenevo soltanto a ringraziare Claudio Cozza, che è il presidente dell'associazione che si occupa da sempre di organizzare questa rassegna, e chiaramente se ne occupa un po' tutto l'anno, quindi il lavoro che c'è dietro è tanto ed è costante ed è sempre, per cui grazie da parte di tutta l'amministrazione, all'associazione e a Claudio. Esattamente, è un circuito che abbraccia tante discipline e quindi ecco, è una bellissima manifestazione che continueremo a supportare e a sostenere ancora. Tantissimi poi i partner che sostengono e credono in questo progetto e nella valorizzazione del territorio abruzzese, come raccontatoci nella conferenza stampa di presentazione da Paolo Iacovelli di ADI Apicoltura e Livio Capone di Idrotech. La nostra azienda, ADI Apicoltura, opera a Tornareccio, ormai è protagonista da diversi anni, collabora per la realizzazione di questo evento, di questa manifestazione. Siamo promotori e sponsor ufficiali della Michettiana, questa gara ciclistica che si svolge a Francavilla, ormai giunta alla sesta edizione. E siamo davvero contenti, perché quando si parla di sport, in particolare di ciclismo, si parla di energia, e quando si parla di energia la parola più azzeccata è miele. Miele, che è quell'alimento che tutti gli sportivi dovrebbero avere nella propria dieta alimentare, proprio perché non è un semplice dolcificante, ma proprio un integratore che permette di ottenere quella carica energetica, di aumentare, incrementare quella resistenza allo sforzo che soprattutto i ciclisti. Assolutamente bisogna essere presenti, essere coinvolti e aiutare queste iniziative di sport che sono belle, che sono utili per tutti, assolutamente. Noi partecipiamo spesso a quello che si fa qui nella nostra cittadina, abbiamo fatto per esempio il tennis, abbiamo fatto la marina e quindi ci siamo. Una bella domenica di sport alla riscoperta delle bellezze naturalistiche abruzzesi. Con questa sesta edizione la Michettiana rilancia ancora di più la sua presenza sul territorio abruzzese, pensando già alla settima, in vista poi dell'edizione podistica in questo novembre.